Sicuramente questa è un'altra squadra. La Ternana è, al di là dei risultati che sta ottenendo, è una squadra che, se vai a vedere, ha subito solo 4 gol su azione. È una squadra solida, una squadra che lavora molto bene con palla e senza palla. È sicuramente la squadra più difficile da affrontare in questo momento. Però io sono sempre abituato a guardare più in casa che magari fuori. Però domenica, cioè domani sarà una partita veramente difficile, dove dovremo affrontare con la massima determinazione, concentrazione, cattiveria. Giochiamo in casa e questo sicuramente ci può aiutare. Rientra forte e quindi ci adeguiamo, andiamo avanti per quelli che abbiamo, sono sicuramente giocatori che quelli disponibili stanno crescendo di condizione, stanno iniziando a capire quello che mi interessa. Chi non ci sta si perde la partita. Io devo pensare a quelli che sono disponibili e devo tirare fuori il meglio dai disponibili. È una gestione che dobbiamo cercare di farla al meglio, perché sono ragazzi che chi ha fatto il ritiro qui, forse alla fine sono 10 giocatori, il resto sono tutti quelli che sono arrivati a fine mercato, con delle condizioni fisiche sicuramente non delle migliori. Ma questo lo sappiamo già da un bel po', ci dobbiamo adeguare. Sicuramente domani è uno scoglio importante, ma dobbiamo superarlo. L'importante è che i ragazzi scendano in campo come hanno fatto nell'ultima, con la stessa determinazione, attenzione, e poi in base a quello vediamo i tre centrali se mantengono. Se andiamo a fare la guerra con loro rischi di perderla. Dobbiamo essere intelligenti, dobbiamo capire che loro hanno tanti punti di forza, ma anche qualche punto debole. E noi dobbiamo essere bravi attraverso il gioco, andare a sfruttare quei punti deboli. Sono una squadra che in zona palla sono molto aggressivi, sono fisici, sulle seconde palle arrivano e quasi sempre le vincono. Però bisogna giocare, però bisogna essere bravi a uscire fuori da questa zona velocemente, bravi ad andare a sfruttare le nostre caratteristiche. Io devo dare equilibrio, devo dare serenità, devo dare Grazie. sicurezze, devo dare sicurezza ai miei giocatori. Poi, come ho detto prima, andiamo a affrontare una squadra forte, una squadra che sotto il punto di vista della forza ne ha tanta. Però ce la giochiamo senza paura, con massimo rispetto. E poi il calcio è bello per questo.